lo scambio interculturale che rende il mondo realmente a colori. L'aumento della popolazione straniera in Abruzzo, con i conseguenti problemi di integrazione socioculturale, nello specifico a livello scolastico, al centro dell'iniziativa I Colori del Mondo, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara. Un progetto che prevede l'utilizzo di mediatori culturali e insegnanti di lingua italiana da affiancare alle famiglie straniere e ai loro figli, frequentanti le scuole elementari e medie inferiori. Carla Panzino, assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara. Sì, nasce il progetto I Colori del Mondo proprio per riuscire ad attuare una politica di integrazione culturale, socioculturale di tutti gli immigrati, cominciando proprio dai bambini e dai ragazzi che frequentano le scuole elementari e le scuole medie inferiori. Un progetto che è cofinanziato dal Comune di Pescara di circa 46.000 euro e che vedrà l'apporto di mediatori linguistici, mediatori culturali e che abbraccerà anche le famiglie dei ragazzi che parteciperanno a questi corsi accelerati di lingua italiana proprio per facilitare il loro inserimento nelle classi di appartenenza elementari e medie. Questo progetto deve nascere soprattutto con un intento, quello di ampliarlo sempre di più nei prossimi anni.